Essere in movimento, senza il forse, perché l'arbitro fa riprendere tutto, ma con Chiellini che oramai era a metà campo. Sono finiti in questo istante i minuti di recupero, tutti sotto la doccia, tutti a casa col panettone. Esulta Crudeli. Si chiama Tiziano Crudeli. Milan e Juve chiudono non il girone d'andata, ma vanno alle vacanze di Natale in testa. Allegri lo aveva detto, vogliamo essere in testa per le vacanze di Natale, e ci sono riusciti. Abbiamo recuperato 6 punti nelle ultime 11 giornate. Si stanno comunque, guardate che gli interisti cominciano a vederla diversa. Hai un cerotto? Perché? Glielo metto sulla bocca, perché non è stato... Lui dice la stessa cosa di te. Lui dice sempre le cose che dico io. Addirittura. Non è stato zitto un secondo. Lo so, infatti sono sempre lì a dirvi di stare. Perché dopo... E cambia posto. Cioè, continua a rompermi le balle e parlando di qua. Chi hai scelto, Ale? E allora cominciamo da Gianni da Napoli, che ci scrive: Forza Napoli, mi dispiace, corno, l'Inter questa sera ne prenderà 3 di gol. No, meno male. Così sei contento? Sei contento? Sì, perché questa qui è una cosa che posso accettare con... Anche perché un pirla che scrive una roba del genere, uno l'accetta. Cambiato il risultato a San Paolo, in vantaggio il Napoli, 1-0, gol di Cavani. Napoli che tra l'altro è ancora in attacco con Cavani che ne sfiora un altro su colpo di testa. Motta alza la testa. Gol del Napoli, il raddoppio del Napoli con Marek Hamsik. Un 1-2 terrificante al San Paolo, prima Cavani e ora Hamsik in contropiede dopo che il Genoa... Alla destra di Totti. Attenzione, la brutta palla persa da Motta. Attenzione, in area di rigore il Lecce con Muriel, la palla sul destro, salta ancora due uomini, il tiro, il gol del Lecce. Lecce in vantaggio. Gol del Lecce, incredibile. Questo è forte, di Thiago Motta a centrocampo che regala il pallone al Lecce, contropiede, poi Muriel ne salta 3 e segna il gol dell'1-0. Thiago Motta, queste cose qua non le devi fare, le avevi già rischiate di fare l'altra volta, basta, ogni volta rischia questo dribbling, non ha la velocità per dribblare l'uomo uno contro uno, perde il pallone, se lo perdiamo lì siamo fregati, e infatti ci hanno fatto gol. Lucio porta avanti la palla, supera la mediana, palla al piede, ha di fianco Thiago Motta, Lucio continua a portare il pallone, poi verticalizza per il Caccia che si libera molto bene al limite dell'area, il sinistro di Forlan, il palo di Forlan, il secondo di fila, il palo di Forlan, ancora Forlan, bravissimo Diaz, 3-0 del Napoli, è spettacolo al San Paolo, ancora una volta follia difensiva del Genoa che sbaglia clamorosamente il fuorigioco. In area di rigore, salta Samuel, palo, no ragazzi non è possibile, il terzo palo in 5 minuti, allucinante, ma roba da matti, allucinante, la fine in fondo, il cross in mezzo per Forlan, di testa, a colpo sicuro, palo, 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 palo. Quarto palo, no vabbè me ne vado, cioè, quarto palo, non è possibile, dice Paolino che c'è il falletto, non è possibile, però. Non è possibile, Elio, ha detto Paolino che c'era il falletto, non sento la moviolona anti-juventina in questi casi, di attenzione, forse, battuto il calcio d'angolo, ancora Maicon dalla destra, può crossare di nuovo, vediamo se prendiamo un altro palo, Pazzini, gol, il pazzo, Pazzini, dopo 4 pali, il pazzo lo mette dentro, meritatissimo pareggio dell'Inter, 2-1 con 4 pali colpiti, incredibile, in 34 minuti, 4 pali e un gol. Go, 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 Gianni, go, go. Pandev, il gol di Goran Pandev, Napoli 4, Genoa 1, se lo meritava Goran Pandev, trova il gol con una splendida azione personale. Rimpallata da Zanetti, recupera il pallone Alvarez, gran pallone per Milito, a tu per tu col portiere, Diego, Diego! L'avevi detto! Il principe! Grande invenzione di Ricky Alvarez, un passaggio in verticale, raso terra per l'inserimento di Milito in area di rigore per vie centrali, aspetta l'uscita di Gabrieli e con il destro lo batte. No, scusami un attimo, c'è un altro gol al San Paolo, ormai usate il pallottoliere. C'è un altro gol al San Paolo ed è di Walter Gargano che con un tiro da fuori area a giro segna il gol del 5-1 per il Napoli. Lato corto destro dell'area, uno contro uno, grande numero di Nagatomo che entra in area di rigore, tocco per il Cucciu, Cucciu Cambiasso, il Cucciu Cambiasso, numero di Yuto Nagatomo, destro sinistro, entra in area di rigore,
il tocco arretrato per Cambiasso che va in spaccata e batte Gabrieli per il gol del 3-1. Il Cucciu Cambiasso 3-1. Dai ragazzi, dai Mauro. Gol del Napoli, arriva il gol del 6-1. Il gol di Camilo Zuniga, e vabbè, davvero stasera segnano tutti al San Paolo, è una festa assoluta per i tifosi del Napoli, e notte assolutamente fredda per Malesani. Nagatomo, il cross in mezzo, Alvarez da Zoppo, Ricky Alvarez da Zoppo, fa 4-1, poker dell'Inter. Calmini, mette un pallone sul secondo palo, fantastico per Ricky Alvarez. Del dopo grappa per l'amico interista Elio Corno. Ascolta Elio, ascolta. È Gullo che le dà. Ascolta. Di solito le pile di saggezza sono di Gullo. Vabbè, due pali di Forlan al Lecce, ma per la ripresa di Champions sarà sicuramente in formissima. Io non ho capito, però. Vabbè, la pillola di saggezza per Elio. Pillola di saggezza dietro grappa, come possono essere pile di saggezza?